Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto all'ospite speciale di questa sera, l'autore Maurizio Blini. Benvenuto Maurizio. Grazie, grazie a te e a tutti quanti coloro che ci ascolteranno a quest'ora e ci vedranno. Ma se non ti ascolteranno a O in differita. quest'ora, ti ascolteranno in differita, stai tranquillo che di solito le visualizzazioni di autori domiciliari in differita sono sempre parecchie, perché la differita ovviamente è comoda, insomma uno può mettersi sul divano, bello tranquillo, godersi la sua intervista all'ora che più aggrada, per cui tranquillo che avrai il tuo pubblico che apprezzerà sicuramente i tuoi libri, anche perché sei molto noto, molti ti conoscono. Insomma, Maurizio Blini è un grande, grande, grande scrittore. Maurizio Blini, ovviamente lo saprete, è in collegamento con noi dalla splendida città di Torino. Maurizio, come va prima di tutto? Bene, direi Bene. bene. Si sopravvive a questo periodo piuttosto difficile. Pensavamo che tutto fosse risolto con i 2 anni del Covid, invece qui abbiamo le guerre, le carestie, la crisi, insomma, Di tutto. e di più. E quindi, insomma, è difficile. Sicuramente. Moltissimi spunti per chi intende scrivere storie, sicuramente. Sì. Questo è un mondo veramente Sono particolare, sì. È un periodo storico molto particolare da raccontare sicuramente e descrivere. proprio d'accordo con te. Stiamo vivendo una realtà, come dico io, che va al di là di un'immaginazione. Gli spunti per scrivere non mancano di certo. Oltretutto, anche per quanto riguarda la situazione Covid, diciamo che per fortuna, lo dico con un po' di deformazione professionale, abbiamo avuto la vaccinazione che ha dato una protezione di base, però di Covid c'è pieno, c'è il malato di Covid pieno, pieno. Certo, non finiscono all'ospedale, però si fanno, cioè, una bella esperienzina, e io conosco tanti amici conoscenti che in questo momento sono purtroppo ammalati. Certo, non a livelli, cioè di 2 anni fa, per amor del cielo, sono in casa, si possono curare, tempo una settimana, 10 giorni, stanno bene, però insomma comunque il Covid continua a girare, e quindi ce lo dovremo, mi sa, tenere per un pezzo. Per quanto riguarda il resto, lo sappiamo, l'uomo non ha memoria, cioè quindi ha la memoria corta, per cui se non fa un po' di guerra. Adesso era un po', no, che non c'era, poi in Europa puoi mettere la Godue. Quindi è veramente un periodo bruttissimo, sono d'accordo con te. Ora, noi cerchiamo di goderci serenamente un'oretta parlando di qualcosa di bello, cioè di libri. In particolar modo dei libri di Maurizio Blini. Anche a Maurizio darò il benvenuto leggendo degli estratti del suo ultimo libro pubblicato e io ve lo mostro subito. Eccolo qua. Maurizio Blini, Torino, la chiusura del cerchio, una nuova indagine di Vivaldi e Meucci. Fratelli, Frilli, editori. Direi che la copertina non si può non riconoscere, insomma, si riconosce a 100 km di distanza e ne parleremo. Io inforco i miei occhiali perché, ahimè, la vecchiaia incombe, senza occhiali non si legge. Niente occhiali, niente lettura. E partiamo subito. Quindi, da Torino, la chiusura del cerchio, una nuova indagine di Vivaldi e Meucci, di Maurizio Blini. A mio padre, Gigi di Lucento, quel ragazzo di fronte al carro armato tedesco era davvero lui. Fotografie. Sono sveglio da qualche minuto. Osservo
il soffitto senza un motivo particolare. Poi decido di alzarmi e prepararmi un caffè. Il capo mi duole ancora, ma cerco di non farci caso. Ho la sensazione di girovagare in casa senza un senso. Sono confuso, non so che fare, mi annoio. Mi guardo attorno e noto gli album delle fotografie. Mi avvicino e ne prendo uno. Lo appoggio sul tavolo e inizio a sfogliarlo lentamente. Quanto tempo è passato? Osservo i fotogrammi con un pizzico di malinconia. Le vecchie amate fotografie, quelle che si potevano portare a sviluppare, i rullini dell'Agfa o della Kodak, da 12, 24 e 36 pose. Ora tutto è digitale e molto si disperde nel tempo. Non si ha più la sensazione di rivivere il passato, averlo sotto mano veramente, e riuscire quindi quasi a toccarlo con le dita. I miei album, cui ho dedicato anima e corpo per una vita, si sono interrotti a un certo punto, come per un sortilegio. E tutti i miliardi di fotografie digitali che si sono succedute negli anni successivi, che fine hanno fatto? Dove sono materialmente? Sulla nuvola di iCloud, certo, di qualche hard disk nascoste nei social, in mezzo ad altri universi, a confondersi e annullarsi, come in una tragicomica equazione x uguale a zero. Rincoglionito. Resto muto, incollato ad alcuni ricordi come un vecchio trombone, e devo anche avere un'espressione da rincoglionito se all'improvviso una giovane ragazza si avvicina chiedendomi se va tutto bene. Esco come da un torpore e la osservo. Ha i capelli biondi e gli occhiali con una montatura fucsia. È molto carina, avrà 20 anni, anche meno. Rispondo che ero sprofondato in alcuni ricordi e che stavo pensando alle donne della mia vita e che osservarle fa ancora un certo effetto. Lei si mette a ridere con una mano davanti alla bocca, probabilmente perché si vergogna dell'apparecchio dell'arcata dentaria. Beata gioventù. La ringrazio mentre lei si allontana. Resta a guardarla pensando alla sua innocenza. Mi sento bene, leggero, e mi accorgo di aver finito il gelato. Mi alzo e mi dirigo sotto i portici. Passeggio con calma e poi decido di fermarmi alle bancarelle dei libri. Ed è esattamente in quel preciso momento che torna il boccone amaro sul gargarozzo, quello che non va né su né giù. Li accarezzo con i polpastrelli delle dita, chino il capo per leggerne i titoli, gli autori, e poi una lacrima scappa, inopportuna, scivolando lenta sulla mia guancia. Il senso della vita. Lui sbuffa. Continua a filosofeggiare sul senso della vita, degli oggetti che ci portiamo appresso e che ci rendono schiavi, eccetera, eccetera. Già, perché segue sempre prima o poi un eccetera, eccetera. E io, francamente, mi sono rotto i coglioni di tutto questo. Punto e basta. Libertà, 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 ripeto. Basta un tatuaggio per sentirsi liberi? E se fosse esattamente il contrario? Se quei disegni o scarabocchi rappresentassero invece al contrario la nostra prigionia, la schiavitù di essere costretti a ricordare? Bel quesito. Oggi è di moda tatuarsi.
Tutti quanti hanno tatuaggi. Sono dunque simboli di libertà. Globo terrestre. Questa nostra terra è sempre più piccina. Le distanze si sono accorciate come per magia. E spesso noi schizziamo isterici da un punto all'altro del globo, come in un flipper. In un gioco che sembra durare all'infinito, ma che invece, quando meno ce lo si aspetta, termina, lasciandoci sfiniti, esanimi, distrutti come vecchi stracci. Oggi è più semplice venire fagocitati in un sistema, ma anche poi venirne espulsi con altrettanta facilità, come in un macabro gioco horror, sostituito da nuove generazioni con ancor meno barriere morali delle precedenti, armate di un rinnovato cinismo misto a egocentrismo e sfrontatezza. Elogio della competizione. Molti ragazzi oggi sono delle belve assetate di sangue. Non tutti, ovviamente, ma quelli con un pizzico di ambizione in più, certamente sì. Perché il terreno di scontro è quello della sopravvivenza, dove le nuove regole sono l'assenza di regole e per emergere spesso è necessario sacrificare se stessi e a volte gli altri. Lavoro. Dicono che le attività aiutano a tenerci in forma, vigili, frizzanti, puttanate. Sarà che proprio il gioco degli scacchi mi ha insegnato invece ad accompagnare il tempo nel suo dilatarsi, a respirare le sue pause, vivere i suoi ritmi, godere la sua lentezza. Questa è la mia filosofia di vita. Penso, per dirla alla Oscar Wilde, che non far niente in fondo sia il lavoro più tosto di tutti, quello più impegnativo. Forse perché oziare è sinonimo di libertà. Significa divertimento, piacere e gioia. Così scriveva molti anni fa North Devon. E poi oziare ti costringe a pensare, a muovere le rotelle del cervello, a divenire, o torto collo, una sorta di intellettuale impenitente. Passeggiata. La passeggiata in solitaria è il percorso ideale in cui riesci a pensare ai fatti tuoi. Elaborare concetti, l'azioni, persino pettegolezzi, tutto nella totale ed ermetica riservatezza. È liberatorio, nel senso che riesci persino a sfogarti, decidendo in totale autonomia il tuo destino. La passeggiata collettiva, invece, è quella in cui, aggregatisi altri viandanti annoiati, si chiacchiera del più e del meno, facendo considerazioni e piccoli dibattiti, per a volte riuscire persino a litigare. La passeggiata in compagnia di norma è maggiormente impegnativa perché spesso riesce a trasformarsi ben presto in una sorta di vero e proprio viaggio, il cui percorso non è mai dato sapere. Mentre la prima si riduce a un gironzolare senza una meta precisa e può intendersi come un puro esercizio di routine, la seconda diviene ben presto motivo di discussione, perché Tizio vuole andare in un centro commerciale, Caio in città e Sempronio magari al parco. Le mediazioni sono sempre frutti amari o quantomeno insipidi, ma così è, volenti o nolenti. Blu, blu, quello del mare e del cielo,
che sembrano confondersi all'orizzonte, sovrapporsi, intersecarsi, rincorrersi in una magia senza fine. E a noi elementari organismi non resta che la seduzione. Sì, restiamo immobili, sedotti dal suo incanto, guardando come ipnotizzati questo mare senza apparente fine. Ci mostriamo per quello che probabilmente siamo veramente, disarmati e vulnerabili. In lui cerchiamo risposte, pur nella consapevolezza che è noi stessi invece che dovremo interrogare, perché quel mare, quel cielo, non sono che la metafora del nostro essere alla ricerca di un tempo perduto. E questo, signori, era soltanto un brevissimo assaggio dello splendido romanzo di Maurizio Blini. E Grazie, adesso, grazie. Applausi. grazie, grazie a te, Maurizio, grazie a te. Per chi non lo conoscesse, andiamo a fare la domanda di rito al nostro Maurizio Blini. Quindi chiederemo: Maurizio Blini, chi è Maurizio Blini? Parlaci. Un po' di te. Oh, beh, dovrei dire molte cose perché nella mia vita ho cercato di farne parecchie, insomma, alcune bene, alcune meno bene, alcune proprio male. Diciamo che ho cercato di seguire l'istinto, ma anche i miei sogni. Bene. Da piccolino volevo diventare un musicista, e poi invece alla fine ho fatto il poliziotto per 30 anni. Dopo Pazzesco. 30 anni di polizia ho fatto l'investigatore privato, ho aperto un'agenzia di Bello. investigazioni private. Mi sono laureato in scienze delle investigazioni, quindi voglio dire, sono entrato in un Fantastico. mondo che assolutamente era lontano dal mio immaginario proprio. Ho vissuto esperienze sindacali all'interno della polizia e per il resto tutte indagini, nel senso che ho sempre fatto l'investigatore, insomma. Sono soddisfatto di quanto fatto. Ho acquisito un bagaglio culturale e professionale che mi ha poi aiutato in età matura a scrivere, a raccontare storie, a descrivere situazioni, circostanze, entrare un po' così come piace a me, un pochino nelle crepe della società, no? Nei Certo. tratti oscuri. Ma E infine. dove è venuto questo flash? Scusami se te la butto lì. Quest'idea di scrivere. L'idea di scrivere? Oh, l'idea di scrivere è stata veramente casuale, nel senso che io ho iniziato da giovanissimo a scrivere, ma testi musicali. Io ho dato gli esami alla SIAE come compositore, come autore tantissimi anni fa. Fantastico. E poi ho iniziato a scrivere canzoni, ho provato con la musica, ho anche inciso due 45 giri negli anni 80, che non Incredibile. ha avuto successo. E poi ho continuato tutta la vita comunque a suoni chiari, insomma, con gruppi. All'epoca si chiamavano complessi all'epoca. Bellissimo. E parallelamente, chiaramente, alle mie altre attività. Poi, in età matura, è successo che, ma quasi per gioco, ho cercato di liberare dalla metrica alcuni miei testi di canzoni, liberandoli da questa gabbia di ritornello, e di fatto la storia diviene un racconto, si trasforma in un racconto. Le ho elaborate un pochino queste storie, sono diventate dei racconti, insomma, brevi, e li ho chiusi nel nostro classico cassetto che sta alla nostra destra, il solito cassetto che è stracolmo di pensieri, parole, opere, omissioni e anche piccoli sogni, senza alcun tipo di progetto, ecco, in merito. Certo. Punto. Poi, sempre per caso, con i primi avventi dei social, ho partecipato, ma veramente per gioco quasi, a dei concorsi letterari. E sono arrivato secondo, terzo, secondo. Allora, la cosa mi ha un pochino
incuriosito. Certo, ti ha dato un po' di carica, no? Cioè. Mi ha dato una carica, ma poi è avvenuto il fattaccio, nel senso che uno di questi concorsi, in uno di questi concorsi arrivo sempre secondo e vengo premiato al Salone del Libro da Carlo Lupcarelli, che nell'occasione era il presidente della giuria. Era un concorso, tra l'altro, riservato ai poliziotti, a narratori in divisa, tutti coloro che. Carlo Lupcarelli sul palco si avvicina a me e dice: "Guarda, ho letto il tuo racconto, che era Giulia, l'ho letto e mi è piaciuto molto, ne hai scritti altri?" E io, ovviamente, ho detto: "Io ne avrò un cassetto pieno, perché e non pubblichi?" Punto interrogativo. Io non ci avevo mai pensato, ma mai, lontanamente. E da quella circostanza è nato poi tutto, nel senso che io poi nei giorni successivi ho provato a cercare di raccogliere un po' di racconti i più meritevoli, ho cercato poi un editore e ho pubblicato il mio primo libro, che era di 20 racconti, tra l'altro con un editore ligure di Imperia NP Libri, che ha pubblicato i miei primi due libri. E da quel momento è partito tutto. Poi, tra l'altro, quel racconto stranamente ha avuto un successo incredibile. È stato anche tradotto e pubblicato in Bielorussia due volte, ha Fantastico. vinto altri concorsi e poi si è trasformato, ovviamente, 10 anni dopo, in un bellissimo libro che ha avuto altrettanto successo, che è La ragazza di Lucento, edito sempre da Frilli. E quindi una grande soddisfazione. Ecco, questa è brevissima è la La storia del tuo approccio alla assolutamente scrittura. casuale, sì. E siamo Casuale. arrivati a 17 romanzi, così ridendo. Esatto, infatti volevo proprio chiederti questo, insomma, proprio per, insomma, per farti conoscere da coloro che ci stanno ascoltando, che ti ascolteranno, vorrei che tu ci facessi proprio un breve excursus sulla tua produzione letteraria, perché è una produzione veramente notevole. Cioè, prima di parlare del libro, di oggi, facci un po'. Una breve carrellata della tua produzione. Beh, tranne un libro scritto tra l'altro a quattro mani con Gianni Fontana, che è un giornalista, sul terrorismo, gli altri 16 sono tutti gialli. Che io continuo imperterrito a definire polizieschi, perché amo di più questo termine, e che ha visto da subito nascere due protagonisti seriali, che sono appunto i Meucci e Vivaldi, che nascono proprio con Giulia, con quel racconto, e che poi iniziano un percorso lunghissimo, tra alti e bassi, affrontando i fenomeni di questo tempo, insomma, no? Certo. Fenomeni criminali, la società che cambia, che si trasforma, le nuove mafie, le nuove etnie criminali. Insomma, ho vissuto con loro un percorso assolutamente affascinante, penso, insomma. Li ho fatti invecchiare con me, e quindi sono 17 libri, ma sono anche 17 gli anni che sono passati, quindi più o meno siamo ormai quasi al ventennio, quindi sono Fantastico. invecchiati. Meucci è andato anche in pensione, quindi voglio dire, non li ho cristallizzati come spesso accade nel tempo, sempre, no, li ho fatti proprio invecchiare, avanzare di grado, insomma. E poi ho iniziato anche un'altra serie con. Che è arrivata, uscirà adesso poi il terzo, con l'edizione del Capricorno, che esce legato alla stampa e pertanto in edicola, con i fratelli Stelvio. Quindi un'altra serie è iniziata. Perché ritengo che innanzitutto, se ci si un pochino innamora di un personaggio, lo si segue poi sempre, cosa che accade a me con molti personaggi della letteratura, insomma, no? Cioè, appena esce il libro vado a comprare, no? Cioè, perché ormai sono curioso, mi piacciono, cioè, e mi affascinano. Ma io, attenzione, forse c'è
C'è anche della genetica in questo, nel senso che io appartengo generazionalmente, no? A una popolazione che ha vissuto nella giovinezza i famosi telefilm, no? Che sono, oggi si chiamano serie televisive. All'epoca erano i telefilm con Certo. Sheridan, no? Mi ricordo Maigret, ecco, Maigret era il mio grande amore, no? È quello con Gino Fantastico, Cervi, sì. fantastico. Un capolavoro, cioè, un Capolavoro. capolavoro assoluto, eh? E Stiamo io mi parlando. ricordo che sia per i telefilm che per i fumetti, perché io ad esempio leggevo Black Macigno, che ne so, il Comandante Mark, aspettavo tutta la settimana che il martedì uscisse in edicola il fumetto o venisse proiettata la nuova puntata che ne so, di Maigret. E aspettavo tutta la settimana, no? Ero veramente affascinato da questa cosa. Probabilmente, non so, mi ha lasciato una sorta di impronta, no? Assolutamente sì, Che vale anche poi in letteratura, ovviamente, sì. e come gli input che ti vengono dati dalla società danno proprio Sì. come si chiama, delle impronte, cioè creano delle impronte nella tua psiche, vengono elaborate, ma tu te le porti dentro per sempre, E poi ho avuto, così come in una cartina al tornasole, subito una risposta dai lettori, nel senso che ho visto Certo. subito che se tardava ad uscire mi arrivavano le mail, mi scrivevano, e allora, cioè, Arriva. o quando avevo deciso tanti anni fa di uccidere uno dei due e l'ho lasciato in coma nelle ultime pagine, è successo il finimondo, io mai più avrei pensato, mai più. E niente, è uscito il libro, l'ho fatto guarire, c'è cioè, L'hai fatto guarire, perfetto. insomma, hai fatto come Sir Arthur Conan Doyle, che ha fatto risorgere il suo Sherlock Holmes perché la gente non poteva sopportare Come l'idea. Misery non deve morire, no? Cioè, ti ricordi? Esatto, sono queste cose simpatiche che accadono e che ti stimolano, no? A continuare in qualche modo, anche se ovviamente capita sempre il momento di stanchezza, il momento in cui magari sai, pensi, ma cambiamo, e invece no, invece poi la serie, se è credibile, se è affascinante, insomma, può proseguire tranquillamente per molto tempo. Certo, sono d'accordo con te, questo dipende assolutamente dal mood dell'autore. Adesso entriamo nel cuore dell'intervista e parliamo di Torino, la chiusura del cerchio. Eccolo qui, guardate che bello. Allora, io, come dico sempre, la copertina dei Fratelli Frigli Editori, la si riconosce da lontano perché c'è giallo Pantone, c'è il logo qua sotto e sono sempre estremamente belle ed evocative. E qui abbiamo gli scacchi, ok? Maurizio, ci potresti dire qualcosa su questa bellissima copertina? Perché diciamo una banalità, ma sappiamo che la copertina è fondamentale per il libro, perché la prima cosa che vede il lettore, sia in una libreria, diciamo, fisica, sia girando per uno store online, è questa cosa qua. Ci puoi dire qualcosa senza rivelare troppo Ah, su ma questa non copertina? ho timore di rivelare la verità. È la scelta Carlo Frilli, il mio Molto editore. bella. Cioè, l'editore con la sua squadra, non so, che probabilmente analizza anche il marketing, ha deciso che questa poteva essere una copertina interessante per quel tipo di romanzo. È legata ovviamente per gli scacchi, tra l'altro tu l'hai letto, uno stralcio, alla Esatto. narrazione, no? E poi è una copertina che in realtà suscita interesse, ovviamente. Faccio Deve rivedere, essere perché seguito. l'avvicino un po', perché magari a video abbiamo anche un po' dei riflessi luminosi. Sì. Comunque, vedete, sono due scacchi. Quindi E c'è un poi pedone e, se non erro, guarda un attimo, il re. sì. Sì, Pedone sì. E e re. poi c'è il
il corrispettivo del titolo, nel senso, cioè la chiusura del cerchio rappresenta un po' la fine, lo scacco matto nella partita a scacchi, no? Quindi Esattamente. è tutto collegato in qualche modo. Cioè, Assolutamente sì, assolutamente sì. è la fine di una storia, la fine di un'indagine difficilissima e che è legata Infatti, ma al passato. Rizio, io dico questo, capirete quanto è azzeccata la copertina solo leggendo il libro, perché io, come dico sempre, di un libro si può parlare fino a un certo punto, ma il libro va letto. Però la copertina è praticamente perfetta per la storia. Beh, Infatti, il è il biglietto da biglietto da visita visita. ed è perfetta. È proprio questo ti volevo chiedere, senza rivelare troppo, ma proprio per stuzzicare la curiosità dei nostri ascoltatori, quindi tutti i tuoi lettori, potenziali lettori, ci puoi dire, senza spoilerare troppo, un po' la genesi del libro, come è nato, cioè come è nato questo, e qualcosina sulla trama e personaggi. Sui personaggi un pochino ti puoi allargare perché sono personaggi, come abbiamo detto, seriali, quindi molti li conosceranno. Però io sono curiosa appunto di sentire un po' qualche cosa da te su questi due argomenti. Dunque, innanzitutto io così da sempre ho questa fissazione di inserire più storie in un romanzo, non è mai una storia sola, almeno due sono sempre, no? Un antagonista della prima, fondamentalmente. Inserisco molti personaggi oltre i miei protagonisti. E in questo caso avevo una difficoltà ulteriore, nel senso che nel libro precedente, sempre edito da Frilli, diciamo nella puntata precedente, Meucci e Vivaldi se ne vanno sbattendo la porta, cioè Meucci se ne va dalla polizia, insomma. Hanno una crisi pazzesca e se ne vanno dall'altra parte del globo, in Brasile, cioè abbandonano tutto. Quindi sembrava terminata la serie praticamente. Molti se lo sono chiesto: come mai? Cosa succederà? Insomma, no? E quindi io, con la chiusura del cerchio, con questa indagine stranissima, ho dovuto in qualche modo dare a loro un ruolo inizialmente residuale, perché appunto non ci sono all'inizio. E poi farli ricomparire lentamente per farli tornare poi sotto i riflettori da protagonisti proprio nel finale, quello che intendevo da subito, insomma. Chi non mi conosce deve sapere che per quanto io sia un poliziotto, bla 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 bla, scrivo polizieschi, ma che sono anche romanzi. Ben più ampi della solita trama, della solita narrativa gialla. Insomma, io inserisco nei miei romanzi l'aspetto sociale, l'aspetto enogastronomico, musicale, c'è cioè una serie di fenomeni di questa società che rendono il romanzo proprio un mondo in cui vivere una storia. Cioè, lettore si entra, apre una porta, entra in questo mondo e vive insieme ai miei protagonisti e a tutti i personaggi le storie che io racconto. C'è una storia un particolare che inizia subito in modo cruento, con delle ossa che vengono ritrovate in una via di Torino durante dei lavori in corso. Cosa che è accaduta nella cronaca nera tante volte, insomma, in Certo. questo paese. E la cosa simpatica, mista a quella lugubre, è che insieme a queste ossa si trova una borsetta con un unico indizio, fondamentalmente. Perché la prima domanda che ci si pone è non solo chi avrà messo le ossa, di chi saranno queste ossa, ma anche da quanto tempo saranno qui sotto queste ossa. Questa è la prima delle indagini tecnico-scientifico, biologico, eccetera, eccetera.
E questo unico indizio che cos'è? È una cassetta audio. Una cassetta audio. Il Santo California, 1974, tornerò. Beh, quelli della mia età se la ricordano sicuramente. Nelle presentazioni che ho fatto, alcuni l'hanno anche cantata, alcuni del pubblico. Quindi, no, perché... Guarda, la conosco anch'io. Allora, io ormai sono un'anta, ma ben ben suonata. Ammetto che non era proprio della mia epoca, della mia gioventù, però la canzone era talmente famosa che la Eh conosco, sì, eh. fu un tormentone, vinse il Festival Bar all'epoca e quindi insomma, e allora i giovani poliziotti che sono sul luogo del delitto, la prima cosa che fanno, vanno su, adesso abbiamo lo smartphone, vai su Google e cerchi Santo California pensando chissà quale gruppo americano, scoprendo che invece erano di Nocera Inferiore, no? Erano un gruppo italianissimo. No? Classico. E addirittura la fanno suonare mentre... Beh, detto questo, diventa un cold case, il classico cold case. E il bello di un'indagine oggi di cold case qual è? È che oggi abbiamo a disposizione una tecnologia delle investigazioni eccellente, insomma, moltissimi sono gli strumenti a disposizione degli inquirenti, della polizia, delle forze dell'ordine. E pertanto tornare indietro significa proprio salire su una macchina del tempo e farsi questo lungo viaggio, no? E lo abbiamo visto tornando in via Poma dopo 30 anni e trovare ancora tracce ematiche, ma il DNA all'epoca non c'era. Oggi il DNA è una rivoluzione copernicana, Assolutamente. figuriamoci, no? Illumino, tutte queste cose che adesso vediamo anche nelle serie televisive, pertanto anche il lettore, insomma, ha subito... A prima vista comprende quali sono i meccanismi e fanno sì che in qualche modo un'indagine sia più veloce, no? Anche Assolutamente. se si deve andare indietro nel tempo. E quindi c'è questo fascino dell'indagine. Poi di contro c'è un'altra storia che è anche questa dell'assurdo, nel senso che è la storia di un anziano in conflitto con il figlio e la nuora. Costoro vogliono rinchiuderlo in una casa di riposo, lui si ribella, eccetera, eccetera. Molti lettori mi hanno scritto che hanno empatizzato con questo personaggio, con questa figura. Per forza, non si può non Anche empatizzare con questo personaggio. riconoscendolo, magari in un genitore, in un parente, eccetera, eccetera. Se non che... proprio nel momento in cui tu tifi per lui, scopri che anche lui ha qualcosa da nascondere. Benissimo, benissimo. Allora io direi di fermarci qui. Direi di fermarci qui, perché secondo me Maurizio ha detto quel giusto per stuzzicare la vostra curiosità. Io ho letto con enorme piacere il romanzo di Maurizio Bini, quindi guardate, io non uso neanche nessun termine, Maurizio ha parlato di poliziesco, no? Sono d'accordo, un poliziesco, ma che sia un giallo, un noir, un poliziesco, io diciamo non amo tanto le categorie, quello anche perché, come ha accennato Maurizio, lui va al di là, cioè quello che ho proprio trovato, cioè come caratteristica principale, e lo voglio dire all'inizio perché non me ne voglio dimenticare, è che diciamo così, l'assassino, il potenziale colpevole, l'indagine, io l'ho percepito quasi come un, non so come dire, un pretesto per dire delle cose, per comunicare dei concetti importanti che Blini ha dentro di sé, e in questa, chiamiamola indagine, in realtà è come se si facesse una sorta di viaggio esistenziale, cioè lo vedrete, io ho avuto proprio questa sensazione, come se l'indagine fosse secondaria. È importante il viaggio esistenziale che si compie con i personaggi, perché
perché come ha detto Maurizio, c'è un protagonista, ma ci sono degli altri personaggi che definirei co-protagonisti. Cioè, quindi la mia sensazione è che si vada proprio al di là del genere e quindi che l'indagine e l'assassinio si diventano proprio un qualche cosa di secondario. E vi sfido appunto a leggere questo libro perché sono curiosa di sapere se qualcun altro ha provato questa mia stessa sensazione. Perché, allora, poliziesco, noir, giallo, chiamiamolo come vogliamo, vi è un'indagine, vi sono... Cioè, una storia, insomma, un noir con i sacri crismi, nel senso che c'è tutto quello che ci deve essere, perché il libro oltretutto intrattiene, si legge molto bene, vi è sempre un ritmo serrato, vi è suspense, vi è il momento in cui si trattiene quasi il respiro perché c'è la sorpresa, no? Che è lì che attende, oppure c'è il momento di rilassamento, è il momento in cui addirittura Maurizio strappa la risata, perché vi sono anche dei momenti molto vivaci, addirittura comici, no? Io però ho avuto proprio questa sensazione, come lui dice, la chiusura del cerchio, come se un gomitolo di lana piano piano si srotolasse, piano piano piano. E ti conducesse piano piano a quella che è l'unica soluzione possibile. Quindi è un libro molto, molto particolare. E si passa ovviamente da un'indagine, diciamo, concreta, cioè degli inquirenti, a un'indagine psicologica superlativa. Io lo dico, l'ho detto spesso, cioè... perché un'indagine investigativa rega deve avere a latere una bella indagine psicologica dei personaggi, perché se no è azione fine a se stessa e il libro manca di pregnanza. Ma in questo caso Maurizio va oltre, perché non solo fa un'introspezione psicologica, ma secondo me l'indagine è un pretesto per farci fare delle domande, ma... grosse domande, perché quello che poi ci si va a chiedere è perché della vita, perché siamo qui, che ci facciamo, che senso ha il tutto, ok? E questo Maurizio lo fa con estrema nonchalance, no? E intrattenendo, quindi Maurizio è stato veramente un maestro in questo romanzo. E quindi a quel quid, a quella marcia in più, non so come dire, io la definirei proprio una storia. E il leitmotiv è la vita nell'arco, no? Fino alla sua chiusura, come dice lui, la chiusura del cielo. Nascere, crescere, infanzia, adolescenza, maturità, fino alla vecchiaia e poi alla morte, no? E poi Maurizio, da ottimo conoscitore dell'animo umano, quale è, dà mille input. Perché? Chi conosce un pochino la psicologia? Maurizio usa dei simboli enormi. Perché pensiamo solo al mare, ok? Il mare junghianamente è il simbolo dell'inconscio, il mare è un leitmotiv del libro. Ora, quale altro leitmotiv è il tempo che scorre inesorabilmente e poi la chiusura del cerchio, che anche questa, chiesto junghianamente parlando, è un simbolo gigantesco che si trova, per chi conosce un po' di storia comparata delle religioni nei testi sacri, mare e chiusura del cerchio. Noi l'abbiamo nei nostri circuiti stampati che abbiamo nella nostra testa, nel nostro cervello. Per cui io definirei questo Torino, la chiusura del cerchio, non un poliziesco, un giallo noir, ma un magnifico romanzo. Ok. Complimento, e comunque Come?
Ecco, come commenti un pochino queste mie sensazioni? Sì, sono state condivise anche da altri lettori, insomma, anzi, qualcuno che mi ha presentato ha detto che trovava della bellissima prosa nelle mie parole, no? Quasi la prosa di un saggio, no? Altri mi hanno scritto appunto, mi hanno chiesto quando avrei abbandonato il giallo per entrare in un campo, in un terreno di gioco. Di romanzo e basta, generalista. Diciamo di narrativa pura. Allora, diciamo che Maurizio, qui sei al limite. Siamo Qui lì, sei ma io limite. amo stare spesso borderline. Qui sei border, ma Sì. te la giochi molto bene, molto bene. Però Sì. sei, obiettivamente sei andato al di là del genere in maniera magistrale. Io questo te l'ho detto subito. Ebbè, una E vedremo come. cosa che dico spesso è che l'importante è essere credibili poi alla fine, no? Quando scrivi. E se lo sei, se riesci a continuare ad esserlo, allora sì, puoi anche permetterti di, no? O alzare l'asticella o allargare il terreno di gioco in qualche modo, no? Abbracciando un pochino tutto quello che arriva, no? Sicuramente io sono molto curioso di affrontare fenomeni diversi e storie diverse, pertanto sì, io cerco di allargarmi sempre più e stare in bilico su questa borderline, assolutamente sì. Però amo io sono affascinato dalla fantascienza, quindi amo guardare molto lontano, Dici, anche tu, infatti. ecco, io amo Figurati, dice anche un po' di deformazione professionale, Beh, giusto. Isaac Asimov, Ray Bradbury, Ecco, sono ecco. partita da Jules Verne, cioè io sognavo da bambina Esatto. o di fare la danzatrice classica o l'astronauta. Non so se mi spiego. No, no. Allora appunto, cioè, piedi a terra, ma mente all'infinito, no? Mente Certo. all'infinito, sì, senza pregiudiziali, senza confini, senza. Ecco, allora sì, se diamo spazio alla nostra fantasia e riusciamo a raccontare, a descrivere quello che abbiamo dentro, allora ben venga. Insomma, io sono contento. Assolutamente sì, perché allora non c'è limite, così come non c'è limite fra le scienze, perché le scienze si compenetrano una nell'altra, non vi è una Certo. divisione nelle scienze, così come non c'è una divisione fra le arti, no? Perché lo scrivere porta a dipingere, anche le arti, no? Ecco. E quindi sì, secondo me qua io ti ho sentito proprio border. Però lì dipenderà da te, già dal tuo mood, dalla tua ispirazione, da quello che sentirai dentro, dipende dall'autore. E poi oltretutto, cioè, allora uno dice, in fondo un'indagine, no? L'omicidio, la ricerca, un personaggio, un investigatore, ecco. Un inquirente canonico ti dà già una struttura di base, no? Per un romanzo. Se poi usi il personaggio seriale, hai la spinta per andare avanti. Ma non è così semplice, eh? Non è così semplice perché comunque prima devi essere molto analitico. Secondo, il personaggio seriale può rivelarsi anche un'arma a doppio taglio. Certo. Perché se non è sempre all'altezza, è sempre coerente con se stesso, perché il personaggio, come dici te, può essere imbalsamato, ma può percorrere, cioè può fare il suo percorso di vita. E quindi, cioè, è facile cadere di livello, scendere di livello, non è facile gestire un personaggio seriale, cioè, Difatti assolutamente no. è molto difficile. Sì, sono d'accordo. È difficile, cioè, è difficile. Cioè, c'è un po' il pro e il contro, no? In tutte le cose, cioè, come uno che fa narrativa pura, che deve inventarsi tutte le volte storie nuove, personaggi nuovi. Chi usa il personaggio seriale e la fantasia la deve fare andare lo stesso, perché sennò il personaggio non è più credibile, si abbassa di livello, il romanzo perde proprio perde di pregnanza. Invece, Torino, una chiusura del cerchio, io l'ho trovato veramente strepitoso. E poi il lettore,
il lettore è sempre più esigente. Siamo di fronte ad un calo enorme numerico di lettori, c'è sempre meno gente che legge e c'è sempre, si allarga di più la forbice tra i lettori forti e quelli che leggono magari solo un libro. Ma tra i lettori forti, sono diventati particolarmente esigenti e critici. Forza, sono pochi. Certo. Sono pochi e devono scegliere tra i tanti. Quindi la sfida adesso è questa, no? Voglio dire, quella di resistere a queste ondate, no? Voglio dire, Assolutamente. sono tantissime le persone che scrivono, è sufficiente andare in una libreria ed è difficile scegliere. O vai sapendo chi acquistare, come dicevo Certo. prima, io so che esce, ecco, ad esempio uno dei miei miti è Stephen King, aspetto che esca e lo vado ad acquistare a scatola Certo, chiusa, non si certo. tratta. Oppure quando mi capita e vado a curiosare, e allora lì ti affidi, come dicevamo prima, all'intuito, alla copertina che ti richiama, al titolo, leggi qualche cosa, no? Cioè, e vedi se sei subito attratto o meno. Ma tu hai centinaia e centinaia di libri di fronte a te, quindi è veramente difficile poi scegliere. Assolutamente sì. E allora Assolutamente. in questo aiutano i social, come la tua trasmissione, ad esempio, no? Nell'indirizzare, no? Verso alcuni autori, voglio dire, no? Che abbiano un minimo di pubblico che li segua. Ecco, allora questo può Certo. aiutare in qualche modo a scremare, a indirizzare, aiutare, consigliare con la lettura. Ecco. Assolutamente sì. E diciamo che il compito del vero libraio, che ormai ce n'è sempre meno, sarebbe proprio questo, cioè indirizzare il lettore. Il problema è che di librerie indipendenti ce n'è sempre meno. Quindi anche il libraio è una figura che sta via via sparendo. Ahimè, come tante cose, l'abbiamo letto nel tuo libro, perché lo vedrete, anche ci sono tantissimi punti di tipo, tanti aspetti, tanti input di tipo proprio sociologico, quindi riferiti alla no ai problemi della nostra società, che ormai noi ci portiamo dietro usiamo da secoli, soprattutto noi italiani, il nostro paese che è un paese particolare, e ci sono appunto poi tanti riferimenti proprio alle problematiche della nostra società, e sicuramente la perdita di alcune figure professionali è proprio uno di questi, soprattutto per quello che riguarda proprio l'artigianato. Noi stavamo parlando poi del libraio, sono figure che stanno sparendo. Invece la figura del libraio sarebbe fondamentale, perché dovrebbe capire chi ha davanti e indirizzarlo verso un certo tipo di lettura. Tu pensa che qualche anno fa, adesso chiaramente avevo due amici librai, una di queste librerie era una delle più antiche di Torino, ha chiuso ovviamente, ma quando entravo, andavo a trovarlo, mi diceva: ho un libro per te. Era convinto, cioè lui mi conosceva così bene Certo. e io non avevo dubbi Esatto. in proposito, insomma. Cioè, è così come Maurizio. lettori, certo. Esattamente così. Quindi qua dentro ci sono anche cose di questo tipo, magari dette in parole diverse, usando anche, diciamo, riferimenti diversi, ma in fondo nel tuo libro c'è anche tutto questo discorso di quanto è cambiata la nostra società, soprattutto in questi ultimi 20-30 anni. Sono state veramente una rivoluzione totale, totale. E si inseguono dei valori che non sono dei valori, ma dei falsi valori. La vita per i giovani è sempre più difficile, perché, ahimè, questa è la colpa anche dei vecchi, che hanno lasciato in eredità un mondo terribile, e adesso sta a noi, che siamo una via di mezzo, cercare di mantenere il mondo, cercare di conservare qualcosa per i giovani. Però questo lo si dovrebbe fare investendo nella scuola, nell'università, nella ricerca, cosa che, ahimè, non è che stiamo facendo tanto, no? E poi la scuola. Diciamo così, investire proprio sul giovane, sulla sua crescita etico-morale, perché la nozione serve fino a un certo punto, ma la scuola servirebbe per creare un individuo a tutto tondo.
non è che le cose stiano andando troppo bene in questo momento. Chiudiamo la parentesi e chiedo a Maurizio una cosa. Mi sono dimenticata di chiedertela all'inizio, mi scuserai. Hai voglia di leggere qualcosa o non hai voglia? Ti fa piacere leggere qualcosa? Se vuoi, se vuoi ne leggo qualcosa. Sì, un Però... pezzettino a cui magari sei particolarmente affezionato, che ritieni particolarmente pregnante. Guarda, io tra l'altro sono fortunato perché ho scelto un pezzettino che tu non hai letto, perché tu mi hai scelto E dieci, vai. quindi voglio dire, no. Sì, ti posso leggere una parte di un interrogatorio che mi è sembrata Vai. carina, ecco. Facci sognare, Maurizio. Vai. E dimenticavo prima di dire una cosa invece importante, che praticamente è inserita in tutti i miei romanzi, ovvero la colonna, sonora. In tutti i miei libri c'è sempre della musica. Esatto, mi hai bruciato la domanda, mannaggia Maurizio, Ho porca di una bruciato la domanda. miseria, mi hai Perché? bruciato la domanda. Ho chiuso forse con i manufossati proprio questo libro qui, che è uno dei grandi miti, insomma, del nostro passato recente, chiamiamolo così. Va bene, leggo allora, sono 2 pagine e mezza, bastano, sono sufficienti? Troppe? No, vanno benissimo, Poi vanno mettimi i benissimo, blocchi. Maurizio, vai, vai. Questo è uno dei classici. Interrogato, una chiacchierata, non è un vero e proprio interrogatorio. Gli investigatori sono a casa di un testimone dell'epoca. Abbiamo parlato prima di un cold case, ovvero di un fatto avvenuto nel 1974. Allora bisogna cercare di trovare delle testimonianze dell'epoca. E allora questi poliziotti adesso a casa sono a casa di uno di questi testimoni. Mi chiamo Luigi Barbagallo e vivo in via Cipolla 6 da sempre. Sono del 1964, ingegnere, ho 2 figli, entrambi laureati, che non vivono più in famiglia. Mia moglie ha fatto l'insegnante per tanto tempo, poi è andata in pensione qualche anno fa. Signor Barbagallo, ora le chiedo cortesemente di tornare con i ricordi ad un anno in particolare, specificatamente a un'estate, quella del 1974. 1974. Come mai, scusi? Le ossa non erano del periodo bellico? Le spiegherò tutto, mi creda, ma ora ho bisogno che lei si ricordi di quell'estate. Mi descriva quali case c'erano, oltre la sua, la gente. L'ingegner Barbagallo sembra rimanere in una sorta di apnea, mentre di sottecchio osserva la moglie seduta su di un divano. Poi alza lo sguardo verso la porta, che insieme a Guy è seduto proprio di fronte a lui. 1974. Avevo 10 anni. Che cosa le devo dire? La mia infanzia l'ho trascorsa proprio in questa piccola via. Non passava quasi mai nessuno di qui. Eravamo un bel gruppetto di amici, più o meno co coetanei, sì, ricordo. Giocavamo tutti i pomeriggi in strada, a pallone in particolare. Ma poi... Non ricordo bene se proprio in quell'anno o successivamente ci eravamo anche gasati con il tennis e allora avevamo disegnato una linea sull'asfalto da una parte all'altra, era rossa perché avevamo usato un mattone e poi avevamo anche tirato una fune con dei fazzoletti appesi. Sì, ricordo bene, sono stati anni meravigliosi, almeno li ricordo così. Vicini di casa, passanti. Come le dicevo, ispettore, questa strada era veramente poco trafficata. Era come una strada chiusa. Per quello ci potevamo permettere il lusso di giocarci con una certa spensieratezza. Poche case, un paio di cascine e tutti i prati. Passava poca gente qui, solamente chi ci abitava, praticamente solo noi e chi aveva l'orto. C'erano degli orti? Sì. Mi ricordo, anzi, proprio nell'area in cui sono state trovate le ossa, c'era l'orto di un signore. Era molto gentile. Noi spesso andavamo da lui a bere. Aveva un lavandino attaccato al muro della casa vicina. Noi, sudati marci, ci fiondavamo spesso da lui che ci riempiva di acqua nelle bottiglie. Ingegnere, lei mi sta dicendo che nel 1974, in quell'area ora sotto sequestro, vi erano degli orti?
ne è sicuro? Estate del 1974, ripeto. Ma certo, ma non solo in quell'estate, gli orti ci sono sempre stati da decenni. Non so se sempre con le stesse persone, sinceramente, ma gli orti erano lì. Di fronte, dove ora c'è uno sfasciacarrozze, e anche in tutto il lato di Corso Toscana. Nel tratto a sinistra di via Cipolla invece c'era la cascina Martini. Era grande anche lì, molto terreno, coltivato a orto. Pertanto non solo prati? Non solo prati, ma guardi, in quegli anni era un po' così dappertutto. Pensi che a fianco alla chiesa di Lucento c'era l'istituto agrario Bonafus? A lei sembrerà impossibile, ma in questa zona c'erano ancora le vacche, le pecore, come in aperta campagna. La porta si segna tutto su un taccuino, poi continua. Questo signore gentile, il titolare dell'orto di cui mi accennava, si ricorda come si chiamava? Me lo può descrivere? L'ingegner Barbagallo sembra rifletterci, senza riuscire però a ricordare altro. Guardi, ispettore, il nome non lo ricordo proprio. Magari mi verrà in mente, chissà. Al momento però, purtroppo, sono passati veramente tanti anni. Era magro, capelli scuri. Non era anziano però, no. Infatti lui veniva sempre il tardo pomeriggio, pertanto dopo il lavoro, immagino. Ma si figuri, io avevo una decina di anni, pensavo solo a giocare. C'è qualcuno della zona che lo conosce meglio? Che lo conoscesse meglio? Qualcuno a cui potrei rivolgermi, qualche altro vicino? In realtà, nelle case vicine, no. Tutta gente arrivata dopo gli anni 80 e 90. Qui siamo rimasti solo noi e i signori Farina, che hanno la casa all'angolo con via Borgomasino. Il figlio, Fabio, giocava con noi, anche se aveva qualche anno in più. Ora vive a Londra da tantissimo tempo. Ma i vecchi sono rimasti qui. Anzi, se non ricordo male, il padre di Fabio andava spesso da questo signore dell'orto. Sì, è vero, mi è tornato in mente proprio ora. Giocavano a scacchi. A scacchi, in un orto. Sì, ricordo bene. Questo signore aveva una baracca di legno al fondo con una pergola di uva fragola. C'era un tavolo con la scacchiera. Sì, ne sono certo. La porta osserva Guy mentre continua a tamburellare nervosamente le dita sulla sua gamba. Un orto, una baracca, una pergola, gli scacchi. Tutti elementi nuovi. Non era vecchio, mi diceva. Ma più o meno? Beh, forse aveva la stessa età del padre di Fabio, forse, una quarantina d'anni su per giù. Però, ripeto, questi particolari sulla persona sono piuttosto vaghi. Nella memoria a volte ti restano appiccicati dei ricordi strani, delle ricorrenze, eventi, istanti legati a un particolare stato d'animo, a un'emozione. Provi ancora a ricordare, la prego, è importante. Succedeva dell'altro in questa via Cipolla all'epoca. L'ingegner Barbagallo scuote la testa, guarda ancora la moglie che però non può aiutarlo perché non è nata in zona. Si stringe le mani sul capo, come a spremerlo, ma inutilmente. Mi spiace, ispettore, guardi, tutto quello che ricordo l'ho detto. Nel caso riemergesse qualcosa dalla memoria, la chiamerò. Senta comunque il papà di Fabio, si chiama Giovanni, Giovanni Farina. La porta e Guy si alzano e nel ringraziare si avvicinano alla porta d'ingresso. Poi un guizzo improvviso scuote la porta che si volta. Ancora una cosa, ingegnere, ma secondo lei, questo signore era della zona? Insomma, come veniva all'orto? A piedi, in bicicletta? Aveva un'auto? Se abitasse in zona non lo so, però è probabile. Non era un viso nuovo. Le ripeto, ispettore, avevo 10 anni. Sì, ma come veniva all'orto? Aveva un'auto di quelle decappottabili. Non ricordo il modello. So solo che era rossa. E Quindi. qui io non commento. Questo è un altro indizio fondamentale. Maurizio, sei stato molto generoso. Sei stato di manica larga. Sì. Complimenti. Io sono più cattiva. Tu sai, e si vede che sei uno sbirro, ma proprio nel modo
bello del termine, più positivo, lo sbirro che amo io, sei stato generosissimo. E qui, ragazzi miei, se avete un po' di antenne, vi ha dato tanti indizi, quindi Maurizio, io penso che Volte, abbia... però, a volte do anche tanti falsi indizi, eh? Bravo, esatto, quindi buttateli tante, tante belle, tanti belli, belli input e io penso che Maurizio vi abbia stuzzicato, perché avete sentito com'è intrigante questo cold case. Bello, 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 bello. Maurizio, adesso ti faccio una domanda d'obbligo, la domanda tecnica, perché nel tuo caso te la voglio fare. Perché io vorrei sapere un po' che ci dicessi due cose sulle tue scelte del tempo e persona verbale. E poi, ecco, io avevo notato proprio, intesa proprio anche come tecnica, diciamo così, di scrittura, proprio questo uso della musica, ma in maniera precisa, perché la musica, che è appunto un leitmotiv, aiuta proprio il lettore a calarsi in una determinata atmosfera, no? Ci sono autori che utilizzano appunto questa la musica, le canzoni proprio con questo intento, altro che invece assolutamente proprio la aborriscono. Allora, ci potresti dire qualche cosa su qualcosina, qualche cenno sulla tua le tue scelte, ecco, da un punto di vista proprio tecnico-narrativo? Dal punto di vista stavo dicendo scenico perché ho anche fatto quell'altra roba che si chiama cinema un pochino. Allora, sì, la musica è determinante proprio per questo motivo, perché aiuta a calarsi in quel preciso momento, in quella precisa situazione. Poi scelgo sempre dei testi che sono assolutamente attinenti al preciso momento in cui scrivo il capitolo, no? Quindi c'è sempre un nesso, oltre che temporale, anche logico, conseguenziale, la narrativa. Uso ovviamente tutti i personaggi che sono legati al tempo, no? Cioè, se siamo nel 74 abbiamo usato questi, ma in altri ricordi uso altri musicisti, cantautori, gruppi, eccetera. Perché, guarda, capita spesso a tutti noi, no? Così, anche casualmente, sentire una canzone alla radio e per un istante fiondarsi in riva al mare con una persona accanto, in un ricordo di chissà quanto tempo prima, no? Assolutamente sì. E allora sono questi istanti magici che bisogna in qualche modo far riemergere dal libro, no? E siccome nel libro io spero che il lettore possa entrare appunto da quella porta e vivere insieme ai protagonisti tutta la storia, mi auguro che le canzoni lo aiutino a rimanere ancorato anche al tempo, no? Insieme ad altri aspetti che sono, io uso molto anche l'enogastronomia, cioè la cucina, no? Non in questo in modo particolare, ma in quasi tutti gli altri, i miei protagonisti risolvono le indagini a tavola in una trattoria di Torino, no? Perché discutono, cioè dell'impensabile. E la cucina aiuta molto, in vino veritas è proprio vero, insomma, no? Aiuta alla discussione. E aiuta anche all'unione, unione proprio delle persone, insomma, no? E poi ci sono altri elementi che sono l'amicizia, sicuramente, no? Che sono l'amicizia tra loro due in particolare, che sono appunto amici da sempre, ma anche l'amicizia tra i colleghi della squadra mobile, no? Certo, Cioè, è una sorta di vecchio cameratismo, come si usava un tempo, insomma. È una squadra che sa lavorare duro, sa lavorare bene. Sa indagare, investigare e nel tempo, proprio in questi quasi 20 anni, ho proprio creato una linea di successione, tant'è che questo è il primo libro dei 17 in cui Federico, che era l'allievo di Meucci, dirige la sezione Bacini.
no? E quindi voglio dire, cioè, ho creato tutto un Certo, percorso di tutta una serie di legami, di vicissitudini assolutamente. nell'ambito della squadra. Sì. E la scelta del tempo verbale e la persona, un po' perché? Sì, la scelta verbale l'ho cambiata da parecchi anni, perché i primi libri li ho scritti al passato, poi dopo aver frequentato i corsi di sceneggiatura e di aver frequentato un pochino il mondo del cinema, dove si parla in prima persona e al presente, ho scelto questo percorso che mi è più consono, diciamo, più lo sento più vicino a me. E poi, come dicevo prima, la scelta narrativa di avere più percorsi, quindi almeno due storie, almeno due indagini che si intreccia, si intersecano, si incrociano, a volte si scontrano, per poi, a volte, spesso unirsi, come due serpenti in amore, proprio nelle ultime pagine del romanzo, insomma, Certo. dove tutto viene chiarito, incredibilmente, dove mondi diversi incredibilmente si avvicinano sino a toccarsi. Ma Maurizio, tu guarda, tu dici delle cose senza saperlo, no? Come il serpente, o il simbolo del cerchio che si chiude è il serpente, Nulla è casuale, nulla è casuale, Elisabetta. nulla è casuale, Maurizio, nulla è casuale. Infatti la mente umana è la stessa dal polo nord al polo sud. Poi ognuno di noi è diversi, ma certi circuiti neuronali ce li abbiamo tutti. E Certamente. l'artista è così bravo da farli emergere. Ora ti devo fare la domanda d'obbligo. Maurizio, hai dei progetti? Cosa stai combinando? E allora io, sai, continuo ad essere un vulcano, insomma, nel senso che vorrei fare più cose di quelle che umanamente riesco a fare. Sono purtroppo limitato in questo. Però sicuramente, intanto, continueranno entrambe le serie, sia Meucci e Rivaldi che i fratelli Stelvio. Meucci e Rivaldi voglio assolutamente arrivare al ventennale per fare una grande festa, perché poi sì, penso che sia un obiettivo che intendo raggiungere, cioè, manca poco, manca poco. Quindi Meucci e Rivaldi continueranno imperterriti Assolutamente. ancora per un pochino. Adesso hanno aperto un'agenzia di investigazioni private e ne vedremo delle belle, perché Assolutamente, ne sono con i loro certa. vecchi colleghi. E quindi sì, è anche divertente, per carità, come dicevi poc'anzi, insomma, inserisco anche note, voglio dire, di colore, giusto per smorzare a volte la tensione, è necessario raffreddare l'emotività. E poi niente, nonostante non ami particolarmente il racconto, ne ho già pubblicati 20 e più, deve uscirne uno prossimamente. Non amo il racconto, perché io il racconto, secondo me, è la sinossi di un romanzo, nel senso che sì, io di quei 20 racconti vorrei scrivere il protagonista. Eh sì. Pensa Maurizio che qua potremmo avere uno scontro sulla testata così, perché io Allora, i racconti. Sì, ma adoro sono talmente. adoro il blitz, no? Cioè, in poche parole, un'emozione fortissima, no? Invece quelle poche parole trasformerei in 300 pagine. Guarda, cosa che ho fatto, ad esempio, con La ragazza di Lucento. Ed è uscito un ottimo romanzo, veramente. Certo, allora, aia, aia, Ed è stata allora, un'emozione quando grande che voglio ripetere. aspetto i tuoi feedback, perché io sono una... No, invece io largo orizzonti, Va bene, li scrivo, soffro, perché poi. Oh, Hemingway diceva, scrivere significa sanguinare. Ma è vero, è vero, è vero. Cioè, quando dicono, oh, mio scrivere mi diverto, ma quando mai? Cioè, io se No, scrivo, è come cioè, andare io dallo soffro psicanalista, è dentro. uguale, stessa cosa. Sì. Spendi un po' di meno, tutto qui. Certo. Però fondamentalmente è quello, vomiti addosso
Porca miseria, ma certo, sono d'accordo con te. Guarda, scrivere è una faticata terribile, intellettuale, anche fisica, ma oh, cioè, quello che ti viene dentro, tirarlo fuori, cioè, oh, io, per me è una sofferenza, cioè, è una soddisfazione, ma è una sofferenza. Maurizio, adesso due domande leggere, però pratiche, ma importanti, te le faccio tutte e due. Dove possiamo acquistare il tuo bellissimo Torino, la chiusura del cerchio, Fratelli Frilli Editori, e poi dove ti possono trovare i tuoi lettori, i tuoi nuovi potenziali lettori sui social, perché sappiamo che un autore gradisce il feedback dei lettori, non c'è cosa più bella per un autore che ricevere dei feedback. Quindi, googolando Maurizio Bli, come dicono i giovani, dove ti troviamo? Allora, alla prima domanda rispondo non in macelleria, ma in libreria. In tutte le librerie, ovviamente, si trova la Fratelli Frilli è distribuita a livello nazionale, ma ovviamente poi in tutti gli store online, Mondadori, Feltrinelli, Amazon, Apple, tutti quanti, insomma, ovunque. Ah, Maurizio, non dimenticare lo store online della Fratelli Frilli sul sito, che c'è un bel sul sito. C'è proprio lo store di Fratelli Frilli che ha molto conto. Assolutamente, Store che è stato utilissimo in tempi proprio di pandemia. Difatti, tu pensa che è uscito il mio libro, Le bugie della notte, proprio eravamo a marzo, proprio in piena zona rossa, tutti a casa, no? Ed è uscito il mio libro, figurati. Oh, ma guarda un po', è uscito il mio libro 15, dopo 15 giorni. Lockdown. E comunque sono stati tantissimi Sì, i lettori che lo hanno acquistato proprio dal sito di Fratelli Frilli, è molto che utile, tra è l'altro è molto stato utile. gentilissimo perché ad ogni lettore regalava un libro, un secondo libro, quindi sono stati tutti molto felici. Perfetto, quindi non avrete problemi a trovare il romanzo di Maurizio Pli. Maurizio Blini l'ho trovato ovunque, perché si dice da Maurizio Blini, innanzitutto un sito ormai da tanto tempo che è maurizioblini.it, dove Perfetto. si trovano tutti i miei romanzi, i racconti, la mia biografia, tutto quello che sono, insomma, in qualche modo, senza veli. E poi ovviamente sono sui social, sono su Instagram, sono su Facebook, sono su LinkedIn, sono dappertutto in qualche modo. Perfetto, Sono allora, anche abbastanza googolando, rintracciabile. ovunque, Ovunque, ovunque. vedo che nessuno ha grandi difficoltà, anche le persone sconosciute magari mi chiamano da luoghi ameni per invitarmi a qualche presentazione, io vado È ovunque, non... bellissimo. sono disponibile, poi si offrono da mangiare, hanno maggiori possibilità che io. Sono d'accordo, beh, insomma, oh, se ti invitano anche qualche, insomma, un po', un buffet, qualcosina, del luogo, ci sta, Maurizio. Ti aspetto a Genova, guarda, ti dico questo, hai già il buono per tornare ad Autori Domiciliari e andiamo a mangiare, o mangia a casa mia, ti faccio, oppure andiamo al ristorante, però cose genovesi, Li proprio al conosci bene. pesto, tutto il branda Kuyung che è, va bene, un po' più ponentino, ma ci sta. Se vieni a Genova vedrai che ti porta a mangiare bene. Quindi ricordati che prossimo romanzo, Autori domiciliari e mangiata finale. Niente, allora, a questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata piacevolissima, veramente Grazie piacevolissima. altrettanto, cara Bene, Alessia. Maurizio, sono contenta. Prima di passare ai saluti finali, vi do l'appuntamento con Autori Domiciliari a domani, questa volta domani alle ore 18, quindi ora canonica. E sarà con noi un bravissimo autore, un altro frillino che è Fabio Beccaccini. Quindi io vi aspetto domani alle ore 18. Che è un mio amico. Salut! È pure mio, pure mio. Quindi lo salutiamo già e lo conoscerete anche voi bene domani, perché Fabio Beccaccini è proprio una bella persona.
Sì, assolutamente. Saluti Vinari. Allora, io ringrazio e saluto tutti coloro che hanno seguito la diretta. Ringrazio in anticipo tutti coloro che seguiranno l'intervista in differita, che di solito sono molti con la tua mascotte, ma chi saluto e ringrazio più di tutti, ma indovinate un po', il mio graditissimo ospite, Maurizio Blini. Grazie Maurizio per essere stato qua con noi. Eccomi qua. Buona giornata a tutti. Quindi Ciao. io vi mando un grosso bacio da Buona Genova, vi lettura. aspetto domani. E tu Maurizio, da dove mandi i tuoi saluti? Da Turin. Da Turin, dalla splendida città di Torino con la mole. Ciao Ciao a tutti, a alla tutti. prossima. Ciao. Ciao Maurizio, alla prossima.